Secondo i soli dati ufficiali, a Napoli ci sono 106 sale gioco e 2.115 esercizi commerciali che ospitano apparecchi automatici per il gioco ed in Campania si stima una spesa per le scommesse di 9 miliardi di euro all'anno. È evidente che ci sia ormai una degenerazione patologica del fenomeno del gioco, con ricadute negative sulla collettività e sulle famiglie. Di questo si è discusso oggi in una tavola rotonda dal titolo «Istituzioni, associazioni e persone in campo contro le patologie del gioco d'azzardo», nella sala dei baroni del Maschio Angioino. Dal dibattito al quale hanno partecipato la Lega dei Comuni, l'ASL Napoli 1 e molti altri rappresentanti di enti ed associazioni, sono emerse le linee che anche a livello locale possono essere seguite, con l'adozione di specifiche misure normative e regolamentari e con la creazione di reti territoriali. Una vera e propria emergenza sociale in Italia, cui bisogna appunto parlare, fare informazione, auspicare che governo e Parlamento intervengano con decisione e noi sindaci in prima linea fare il possibile, ad esempio incentivare gli operatori economici che dicono no al gioco d'azzardo con riduzioni o esenzioni in alcuni casi di tributi e disincentivare vietando l'apertura di luoghi con il gioco d'azzardo in prossimità di scuole, in prossimità di teatri, di luoghi di culto e di altri edifici della nostra città. È una vera e propria battaglia dove dentro c'è anche spesso la criminalità organizzata.